Benvenuti a questa nuova puntata di Tante Mani in Cucina. Un grande ritorno, Emilio, ci sei mancato tantissimo. Anche Emilio voi. Munari, Buona serata a tutti. imprenditore, cioè avevamo bisogno di una buona cucina e quindi abbiamo chiamato Emilio con Bene. urgenza. Allora, cosa cuciniamo? Oggi facciamo le seppie con i carciofi, che Eccezionali, è un eccezionali. piatto semplice e molto piacevole. Carciofi tipici di questo Di questo periodo, periodo, diciamo, sì, pasquale. pasquale. E col pesce stanno molto bene, come del resto anche con la carne o da soli. Quindi facci vedere, intanto, cioè, partiamo Quindi dall'ABC, lo sai che con l'ABC, me queste seppie come vanno trattate? Ecco, la io seppia, vado a vabbè, comprarle sì, e me le esatto, faccio le pulire. fate pulire. La cosa Ok. importante poi è riuscire a levare la La pelle pelle. dalla, Cioè, diciamo, intanto le sciacquo, beh, le certo, passo si sotto puliscono l'acqua. bene, poi si leva la Ok, pelle. facciamo vedere bene. Ah beh, con Bene. te sembra facilissimo, è così Sì, ci vuole un davvero? minimo di forza. Ah, ecco. Poi Fatta da te. si tagliano a strisce sottili, Ok. no? Perfetto. Emilio, la cosa delle seppie e anche forse dei totani è quello di cercare di non farli diventare duri in cottura, no? Esatto, il segreto dei molluschi in genere, in particolare la seppia, il totono, il calamaro, è o cuocerlo molto poco, appena quando vira il Prima colore, diciamo così, scottata. oppure in questo caso, siccome poi bisogna coniugare la cottura del carciofo con quella della seppia, magari farle cuocere un po' di più e poi se il pesce comunque è fresco si inteneriscono molto e sono perfette. Ok. Ecco, adesso Io qua facciamo ti devo così. preparare Sì, qualcosa? accendiamo un attimo i fuochi, facciamo andare avanti, le cuociamo a parte Ok. le seppie e i carciofi. Ma quindi le possiamo cucinare contemporaneamente. Contemporaneamente, sì. Nel frattempo Ok. preparo un po' di aglio da mettere. Abbiamo tolto l'anima come sempre. Sì. E Emilio, con te volevo parlare, oltre che di questa splendida ricetta, anche un po' D'olio, mettiamo. delle nostre tradizioni nel periodo di Pasqua. Comunque, se ci dai un po' qualche consiglio. Su cosa cucinare in queste feste? Io lo so che la cacciagione è la tua passione. Sì, a parte quella, ma intanto vabbè, la torta pasqualina è un must È un dal quale must, secondo me non si esatto. può, Non si può non occorre e assolutamente. non si può rinunciare. Poi per Quindi la rimanere torta nel. pasqualina la facciamo sempre con i carciofi? Con i carciofi, Qualcuno la diciamo, fa è anche con nata con le le bietole? bietole, sì, con le Infatti. erbette, specialmente adesso che è un periodo dove cominciano a O magari io che nascere, a non ho venire voglia di fuori, pulire i si carciofi. possono comprare le bietole. È Esatto, chiaro che esatto, la esatto. pasqualina con i carciofi è Sì, molto meglio, ecco, da un sì, certo sì, punto di sì, vista. sì, sì, sì. Dunque qua facciamo andare allora il prezzemolo, cioè Ok. l'aglio e poi con l'origano. Qua ho già preparato i carciofi a pezzetti. Perfetto, poi ci farai vedere come ne Poi faccio puliamo vedere anche come si un fa a pulire il carciofo. carciofo. Perfetto. Invece le seppie le facciamo andare con un po' di scalogno e un po' d'aglio. Lo scalogno, come mai rispetto alla cipolla, è più dolce, È una via di più... mezzo, diciamo, tra l'aglio e la cipolla. Ecco, è molto delicato e si sposa molto bene con il pesce. Ok. Quindi anche, diciamo, in questo frangente in particolare va bene anche per poterlo utilizzare, ad esempio, per far andare anche della rana pescatrice Sì. o appunto. Ma Emilio, se dobbiamo preparare, cioè dovremo preparare il pranzo di Pasqua o comunque una cena con gli amici in questi momenti di festa, cosa ci consigli come qualcosa di antipasto, un pochino sfizioso? Tu cosa fai? Ma a me piace fare molto i casatielli, che sono certamente non della tradizione ligure, ma sono ormai una cosa importata e conosciuta dalla Campania e sono molto buoni, mi piace farlo, si usa la provola affumicata, si usa il Quindi una salame pasta piccante, ripiena, è una una pasta che poi pasta di ma basta un pane attimo, scusa. ripiena. Esatto.
mettiamo le seppie. Quindi tipo pasta per la pizza possiamo esatto. utilizzare. Ecco, si può usare la pasta tipo per la pizza, dopodiché la si impasta con i cubetti di provola, col pepe in grani appena macinati, cioè in grani battuti col... Tu impasti tutto insieme, sì. Non è che fai prima la pasta, la spiani e no, poi arrotoli? Diciamo fare un po', no, bisogna fare la pasta e poi si filano i pezzi e si mescola tutto. Devo dire che io una volta ho provato a fare una cosa del genere, però mi è rimasto un po' crudo all'interno, non tanto cotto, o all'interno dove si univano pezzi di pasta. No, in realtà non succede. Forse poi già metterci cotto... l'uovo anche dentro, se, diciamo, cuocerlo a temperatura giusta. Esatto. E tu cosa consigli come temperatura? Ma dovrebbe essere intorno ai 170 gradi. Ecco. Ah, ok. Quindi una punta... sì, poi si... una temperatura non tanto alta, non per quanto perché tempo? Sennò si brucia. Diciamo infatti, che secondo tre me quarti, non si è cotta tre quarti all'interno d'ora, 40-50 minuti al massimo. Ah, vedi, ecco. Ok. E poi dipende chiaramente dalla dimensione, però in una teglia normale. E quello è comunque buono come antipasto, come... Certo, come... Molto, vero? Esatto. Cosa ci metti dentro? Ci si mette la provola, okay. la provola piccante, ci mettiamo il salame piccante, pepe e poi è bello perché è tipico metterci l'uovo che deve annegato nella pasta e poi si cuoce dentro alla cottura, ecco. Bello, bello, proprio una cosa oppure pasquale. Poi facciamo sempre carciofi fritti che vanno fatti a fette o a quarti, diciamo un carciofo si divide in sei parti. Quindi puoi fare una cosa così fritta? Sì, o anche, più sottile? Anche più grossa. Ah, anche più grossa? Sì, sì. Si passa prima nella farina, poi nell'uovo e qua mi serve un po' di acqua. Quindi farina, uovo e... Prima la farina, poi l'uovo e poi il pane grattato. Esatto, e poi si... Quindi proprio impanato. Tanto olio, che è importante. Mi puoi dare un goccio d'acqua da mettere un attimo nei carciofi, sì, certo. Per favore? Quindi carciofi fritti, poi per chi piace, per chi vuole, eccetera, anche l'agnello, le costine di agnello fritte. Sì, fanno diciamo parte l'abbinamento. Fanno parte un po' della nostra tradizione. Sì, metti un po' d'acqua, Emilio? Sì, sì. Fa parte della nostra tradizione. Esatto, poi c'è chi vuole, chi no, ma insomma... ci sta. Ci sta, vabbè, volendo uno può metterci anche delle fettine di lonza di maiale, del pollo, non so, dipende da... Però già che facciamo i carciofi fritti aggiungiamoci sì. qualcos'altro. Con le costoline, anche, sì. Sì, anche con... Ci sta, ci sta, certo. Ci sta. E di dolce, la classica colomba o fai qualcosa di particolare? Ma di solito facciamo una crostata che fanno con la marmellata di mele oppure... Per salutare l'inverno anche uno strudel con una ricetta che di casa. Di casa, ecco, che sono le ultime mele, no? Disponibili. È vero, prima vero, che cominci, è vero, no? Bello, bello. È anche una cosa un po' significativa, ecco. Mettiamo l'origano con, okay. con i carciofi. Quindi, copriamo. Qui abbiamo messo olio, un po' d'aglio, origano e carciofi. Perfetto, e un po' d'acqua. Perfetto. Perché vanno sempre... diciamo non cotti in modo asciutto perché sennò poi si bruciano. Qua bisogna aggiungere ancora un po' d'acqua. Ah, bene, questo è importante. Sì. Quindi sempre un po' d'acqua. Esatto. Perché intanto si inteneriscono, poi mettiamo il sale l'abbiamo messo, non mi ricordo. Sale lo mettiamo dopo. Ok. E quindi sale verso la fine. Esatto. Io qua ci metto il coperchio, Metti il coperchio. Non sì. voglio sbagliare perché Emilio severissimo in cucina, ve lo ricordate, mettiamo anche il coperchio qua sopra, prima li sfumiamo un attimo. Perfetto. Allora, qui non mi ricordo, abbiamo messo lo scalogno. Sì, okay. Abbiamo messo scalogno, aglio. Aglio. Mettiamo un po' di pepe. Ok. Qui anche il sale sempre alla fine. Il sale alla fine, se no fanno troppa acqua. Adesso le sfumiamo con un goccio. In tutte le pietanze, Emilio, sale alla fine, vero? Esatto, sì. Anche la carne specialmente, la carne. Secondo me va salata. Perché sennò dà l'acqua. Esatto, e allora si asciuga la fibra e poi non,
non è, diciamo, piacevole. Adesso mettiamo un goccio di limone sui carciofi, okay, perché restano bianchi. Quindi ti devo passare questo arnese? No, lo mettiamo dopo. A questo dopo? Mettiamo qua il succo. Perché Emilio si porta i suoi accessori. Perché sa che qui, insomma, c'è lo stretto necessario. Emilio, però sono migliorata come, sì, molto come migliorata. Coltelli. Sono come coltelli. Questo me lo dice sempre. Qua possiamo alzare un attimo. Bene, questo alziamo. E lo portiamo. Perfetto. A cottura, diciamo così. Ok. Nel frattempo io vi posso fare vedere come preparare, sì, i carciofi. Ok. No? Adesso perché i nostri carciofi non sono come tutti gli altri che si trovano in altre regioni, sono un pochino più complessi da, sì, diciamo, da pulire, perché hanno all'interno le spinette. Eccetera. Li tagliamo in due, poi, okay, leviamo la barba se c'è, diciamo, in certi c'è, in certi molto meno, sì, e poi procediamo con un taglio a fettini così e ci mettiamo sopra un succo, un po' di un goccio di limone, in maniera tale che non scuriscano. Okay. Se dovessimo farli fritti, giusto perché parlavamo prima della dimensione, sì, 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 il carciofo lo dividi a metà? Lo divido in quattro parti. Ah, ok. O in tre, quattro e parti. Comunque si riesce a cucinare bene? Cuoce molto bene, perché poi una volta, diciamo, immerso nell'olio, diciamo, quando il okay, pane è cotto, lui è cotto. Ok. Quindi, insomma, molto, quindi bisogna molto stare attenti a togliere un po' la bavetta interna. Sì, diciamo, la, esatto. Per, ok, ok. Allora, quindi da una parte i carciofi, dall'altra le seppie. Le portiamo a cottura e poi dopo facciamo... Quindi interrompiamo per una decina di minuti. 10 minuti, ok, sì. Poi ci rivediamo e grande piatto. A dopo. Bene. Bene, allora riprendiamo. 20 minuti. Emilio, sì, 20 minuti, poi fai per fare, per cuocere tutto, un 40 minuti, 40 diciamo. 40 minuti ci vuole per dai, fare un po'. Ok. Più. Allora, qui carciofi spettacolari, li vedo già. Più che altro ci vuole un pochino più di tempo per la seppia. Ok, i carciofi abbiamo aggiunto sale. Oggi abbiamo aggiunto sale, anche un po' di sale qui. Ok. Adesso possiamo mettere insieme i carciofi con le seppie. Perfetto. Ok, teniamo ora conto che qua erano un chilo di seppie, erano due seppie belle, grosse, sì, e ci abbiamo messo 8 carciofi praticamente. Ok, quindi poi si mette tutto poi insieme. Poi si mettono insieme. Le seppie hanno fatto un sughetto eccezionale. Le seppie hanno fatto il sugo che si miscela con l'acqua del carciofo. Ok. Le continuiamo a fare cuocere 5 okay, minuti ancora insieme. Ci mettiamo sopra un po' di buccia di limone. Perfetto. Che però deve cuocere poco poco, proprio quindi alla fine, che ha quel sentore sempre stuzzicante. Certo. E intanto Emilio, che fai questo lavoro, volevo, ecco, fatti, fai il prezzemolo. Volevo chiederti un po' la tua Pasqua, Pasquetta, un po' i ricordi che hai, un po' come la vivi adesso, cosa fate? Beh, la Pasqua... Da piccoli cosa si faceva? La cosa che ci faceva, diciamo, svegliare presto la Pasqua era le uova sode che preparava la nonna e che ci, possibilmente di guscio bianco, perché poi ci dava i colori. Belle. E bisognava ognuno di noi guarnirle nel modo migliore, disegnandoci sopra i fiorellini o gli animaletti, eccetera. E poi si faceva la sfida, tenendo l'uovo una mano e l'altro, a rompere, e vincevi se rompevi il guscio dell'altro e ti pigliavi il bottino di guerra, che era divertente. Che era qualcosa di, era qualcosa di piacevolissimo. E c'era uno zio, cosa che mi dicevi, sì, che invece che c'era lo zio faceva gli scherzi. Che ci faceva gli scherzi perché aveva un uovo di marmo e vinceva sempre. Ecco. Era l'arma però segreta. Però ormai lo sapevate ogni anno. Ormai lo sapevamo, infatti, cioè, vi aspettavate quando questa si preventava, cosa. Adesso mettiamo un po' di prezzemolo. Perfetto. Che deve cuocere niente praticamente. Benissimo, ma che serve mia, solo che per pianto. Guarnire. Gli diamo ancora una mescolata. Okay. Ecco, le seppie, se per caso si asciugano un attimo, aggiungiamo dell'acqua, semplicemente, okay, non gelida, chiaramente, se è tiepida meglio. Però basta, ok, non succede esatto, niente. Esatto, e il piatto praticamente è pronto. È fatto. Emilio, invece quest'anno come passi? Pasqua, Pasquetta, cosa fai? Da solo, immagino. No,
diciamo che siamo sempre il numero uno. Essendo come un grande fuoco, cioè tutti vogliono andare da Emilio. Gli ospiti che vengono, parenti, amici, e di solito facciamo le cose alla brace, insomma. Quindi si sta insieme a Pasquetta, sì, è piacevole, si fanno i giochi in campagna con i bambini. E, bello. Quando si poteva si andava a pescare, adesso non c'è l'acqua nei fiumi. Quindi niente, farete un po' di giochi, di passeggiate. Ci racconteremo, ormai le nostre età, ci raccontiamo anche il passato. Le avventure magari un pochino. Perfetto. Esatto. Allora, abbiamo finito. Ok, praticamente. Cosa possiamo dire? Questa quitta qua la facciamo asciugare oppure no, teniamola sempre un po', okay. Anche perché la scarpetta è un sughetto delizioso, un sughetto delizioso, che ecco. Mi dicevi che è sia l'acqua che danno le seppie, sì, sia un po' il vino che abbiamo messo. Un po' di vino all'inizio, che però deve sfumare perché sennò rimane il gusto forte dell'alcol, ma ci si continua la contura con dell'acqua che si arricchisce e restringe il gusto di pesce ed è quella Perfetto. Che ci permette di avere un sughino Perfetto. Molto buono. Ecco. E allora Emilio, qua ci tocca assaggiare. Vi tocca assaggiare. No, io voglio dire, allora intanto prendiamoci questo bel piattino e... Leva il coso. No? Sì, levo il prezzemolo. Allora, anche, va bene, darò un po' anche a te Emilio. No. Lo so che tu sei già convinto del tuo piatto. Questa è la tua forchetta. Sì. Allora. Io preferisco prendere un pezzo di carciofo. Ah, proprio da lì, eh? Faccio un carciofo. Ma si vede già che sono morbidissimi. E un pezzetto di seppia. Allora, io non so come fanno a venirti i carciofi così morbidi, perché a me succede raramente, ecco. Ma perché bisogna per non dire mai. Accompagnarli Dimmi... con un po' di liquido, cioè... Olio, aglio, si mette il carciofo, gli si fa dare una scottatina. A fuoco alto? E poi ci si aggiunge almeno mezzo bicchiere d'acqua subito. Okay. In realtà che la fibra non asciughi e si arricchisca mentre cuoce. E poi quanto stanno? Poi stanno coperti e in un quarto d'ora i carciofi sono pronti. Ecco. Ok, mi raccomando ragazzi, questo consiglio. Un po' d'olio, sempre verificare se, provo la seppia. Se ci sia l'olio e il sale a fine cottura, sennò poi... cede troppa acqua e non rimangono morbidi, ecco. Eccezionale anche le seppie, morbidissime. Bene, sono contento. Ma Emilio, hai fatto un piatto eccezionale perché davvero non è per niente semplice, però insomma ci hai spiegato alcuni trucchetti, come sempre. Grande Emilio. Spero che siano d'aiuto, ecco, ma perché Emilio, per passare il tempo... torna presto, adesso siamo nel finale di stagione, però nella prossima stagione, mi raccomando, non ci abbandonare. Bene, allora un caro saluto, tanti caro auguri saluto, di buona feste, Pasqua a tutti, buona festa. E ci vediamo presto Emilio, grazie, complimenti, arrivederci, buona ciao serata, a tutti. Arrivederci.